Diventare campioni del mondo non capita tutti i giorni. Vincere due titoli a distanza di 24 ore l'uno dall'altro rientra a tutti gli effetti in quella che potremmo definire un'autentica impresa sportiva. A compierla è stata Ginevra Cannuli, 16enne atleta della bocciofila metaurense di Colli al Metauro, che il 23 e 24 settembre ad Oran, in Algeria, ha conquistato un doppio oro ai campionati mondiali juniores. Ginevra, cresciuta a pane e bocce e già campionessa italiana under 15, ha trionfato nella coppia femminile insieme alla bresciana Rachele Vivenzi e in quella mista col cremonese Luca Domaneschi e oggi, a meno di due settimane dalla vittoria, si gode il momento e tiene stretta a sé le due medaglie. Che è stata veramente una grandissima emozione che ormai sognavo da diversi anni, quindi esserci arrivata ancora è un po' difficile da capire. La coppia femminile, siamo partiti subito bene e abbiamo subito vinto, sempre vinto. E sì, la finale è stata, diciamo, quella un po' più andata liscia, ecco, in confronto alla coppia mista giocata il giorno dopo. Coppia mista siamo partiti un po' male con una sconfitta nel girone di partenza, però non contava, ecco, diciamo, la sconfitta, quindi ci siamo un po' rimboccati le maniche, siamo entrati con voglia di vincere. E anche se sofferta è arrivata la vittoria. Ora, nel futuro, diciamo prossimo, adesso avremo gli incontri di campionato validi per entrare nel Final Four, quel campionato femminile Campobasso, quindi assolutamente quello è il primo obiettivo. E poi ovviamente anno nuovo, quindi tutte gare nuove, l'obiettivo è sempre, diciamo, quello di giocare bene e far bene la propria stagione. E per salire sul tetto del mondo, oltre alle doti naturali, servono impegno e tanto allenamento, come conferma Giorgio Alegi, tecnico non solo di Ginevra, ma dell'intero movimento boccistico della Metaurense. Ho iniziato nel 2020 a seguire il settore giovanile e in questi tre anni abbiamo raggiunto diversi primi posti. Nel 2022 con Ginevra nell'individuale, poi abbiamo Sofia Minardi che ha vinto il tiro di precisione e detiene con 34 punti il record italiano. Poi abbiamo Amelia Piastra che ha vinto diverse gare nazionali e di cui nel 2023 ha vinto il titolo europeo. Ginevra Cannuli, per chiudere la ciliegina, ha vinto due mondiali in Algeria. La vittoria di Ginevra dunque è un po' la vittoria di un'intera società. Una società che non lascia indietro nessuno e che la medaglia d'oro se la meriterebbe ogni giorno per l'impegno profuso in tutti i settori. Siamo riusciti ad ottenere dei grossissimi risultati. Basta dire, la Metaurense è prima sul tetto dell'Europa, ora sul tetto del mondo. Non lo so, non riesco più a dire niente perché poi dopo magari comincia a fare qualche lacrimuccia. Grazie per tutto quello che ci hanno dato e che ci daranno, speriamo anche in un futuro, anche prossimo, perché poi abbiamo l'incontro nel campionato femminile, siamo alla pole, passato la pole, speriamo nella Final Four di Campobasso. Complimenti dunque alla bocciofila metaurense e complimenti doppi a Ginevra, che al pari di tanti suoi coetanei sta dimostrando sul campo che le bocce non sono solo uno sport per vecchi.